Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. E beh, weekend, sapete che le notizie di mercato, insomma, non sono molto frequenti, però qualcosa si muove. Alle mie spalle la sede dell'Inter, e quindi passando di qui in scooter mi sono inventato un video editoriale dell'ultimo istante. Quali le novità, ragazzi? Quali le novità? Beh, prima di tutto posso dirvi quale sarà la contropartita chiesta, poi bisogna vedere se l'Inter accetta, chiesta dal Torino per Bremer. La formula poi sicuramente sarà un prestito con una cifra concordata quest'anno, con l'obbligo, però immagino che Cairo, almeno su questo, si tuteli di riscatto l'anno prossimo. Ecco, la contropartita è Casadei, uno dei campioni d'Italia della primavera dell'Inter. Il Torino ha chiesto attraverso Juric fermamente Casadei. Oddio, per la verità avevano chiesto Di Marco e Gagliardini, ma hanno ricevuto un doppio no dall'Inter. Poi, come sapete, Bremer è assolutamente motivato a venire all'Inter, quindi stanno cercando altre contropartite. Una è stata individuata, perlomeno come richiesta dei Granata, dal DS Vagnati, in Casadei, però probabilmente le contropartite potrebbero non fermarsi qui. Noi sappiamo su Bremer che l'Inter è arrivata più o meno a 28 milioni per quanto riguarda la parte cash complessiva, comprendendo naturalmente anche poi il riscatto l'anno successivo, mentre Cairo, che era partito da 40, si è convinto a scendere. Adesso bisognerà vedere naturalmente quanto verrà valutata la contropartita a Casadei ed eventualmente una contropartita aggiuntiva. Per il momento siamo alla richiesta del Torino. Vabbè, che cosa vuol dire Bremer? Bremer non è legato a Skriniar, però io ogni volta ve lo dico col cuore in mano e i polsini insanguinati, come diceva un famoso cabarettista, cerco di riderci sopra. Skriniar, state leggendo, no? Si è sempre più convinto, anche perché voglio dire gli argomenti che ha il PSG per convincere la gente non mancano, si è sempre più convinto ad essere lui il sacrificato. Si parla di uno stipendio che dovrebbe avvicinarsi già come parte fissa agli 8 milioni, cioè parliamo di più del doppio, ragazzi, di quello che gli avrebbe dato l'Inter rinnovando. La cosa incredibile è che PSG, che potrebbe avere tra un anno il giocatore a zero, continua a parlare con l'Inter. L'Inter verbalmente resta ferma sugli 80 milioni di richiesta per Milan Skriniar, ma in realtà il Paris Saint-Germain, che aveva fatto una prima offerta a 50, poi è salito a 60 e sembra che abbia l'intenzione di salire ancora. Continuo a dirvi che secondo me il punto di caduta, di incontro, al di là dei bonus più o meno facili, non lo so, dovrebbe essere attorno ai 68, stiamo prudenti, 65-70 milioni. Quindi entra Bremer ed esce Skriniar. State discutendo in tantissimi su questa vicenda. È chiaro che dal punto di vista del cuore è una fitta, è una ferita che spero si cicatrizzi presto. Poi ci sono quelli che naturalmente ti dicono: tranquillo Gianluca, ma Bremer è più forte di Skriniar. Io non lo so, io non entro in questi dettagli, io so solo, ve l'ho detto varie volte, che di Skriniar stavo cominciando a innamorarmi e faccio bene a non innamorarmi più di nessuno. Quindi, insomma, per quanto riguarda le operazioni di mercato dell'Inter, diciamo che la prossima settimana Lukaku, segnalato già in Italia, in Costa Smeralda, insomma, dovrebbe raggiungere Milano settimana prossima per le visite all'Humanitas, sarà blindatissimo il suo arrivo, e poi dopo si perfezionerà, secondo me, Bremer e nel contempo l'uscita di Skriniar. L'Inter però non sostituisce Skriniar con Bremer. C'è l'idea di prendere un altro difensore, questo lo sapete, un altro difensore sul quale è comunque in corsa anche la Juventus, almeno così dicono. Si tratta del serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Tra l'altro, insomma, credo che con la Fiorentina l'Inter qualche argomento a livello di contropartite tecniche ce l'abbia, giocatore che ha valutato 15 milioni di euro, giocatore che tra l'altro un paio di anni fa, ecco, se ne parlava più o meno come si parla oggi di Bremer, grandissimo difensore, poi insomma l'ultimo anno non l'ha fatto benissimo. Però oggi, se noi diciamo che Milenkovic e Bremer saranno all'Inter e magari l'anno prossimo non ci saranno più, Skriniar lo do praticamente per partito,
piacerebbe che succedesse qualcosa all'ultimo secondo, ma ragazzi, poi rischio solo di illudermi io e di illudere qualcuno come me ulteriormente. Quindi mettiamo una croce su Skriniar e magari mettiamola anche su De Vrij, perché a questo punto, arrivando due difensori, anche se però, ragazzi, attenzione alle ultime dichiarazioni di Marotta, perché Marotta ha parlato di una rosa abbondante, più abbondante del solito, e c'è da crederci, perché tutto sommato i calendari sono usciti e avete visto che c'è una spaccatura di 2 mesi per il mondiale al quale l'Italia non partecipa. Quindi, oltre che essere il calendario asimmetrico, il campionato anomalo, in realtà sono due campionati separati, se ci pensate, cioè c'è un campionato che arriva fino praticamente alla metà di novembre e poi un altro campionato che va da gennaio a giugno. E quindi, con tutte le possibilità di infortuni per i mondiali, qualcuno che avrà la testa sui mondiali, è chiaro che la rosa abbondante è necessaria. Questo naturalmente va a cozzare con le esigenze di sostenibilità, ma io continuo a pensare che forse ci raccontano sempre una situazione più drammatica di quello che è in casa nostra, e probabilmente fanno bene, perché così qualcuno si decide a non chiedere la luna e ad essere un pochino prudente. Da altre parti vedo che affrontano le cose con un atteggiamento molto british. Appena l'Inter cerca un giocatore, beh, anche il Milan è su Bremer, va bene. Dopo Botman vediamo se riusciranno a soffiarci Bremer. Oh, ragazzi, nel mercato tutto è possibile. Mi aspetto naturalmente che tra qualche ora il Milan sia anche su Milenkovic, come naturalmente c'è anche la Juventus, e ci mancherebbe, perché anche la Juventus ha un problema con De Ligt. Ognuno, insomma, faccia il suo mercato, ognuno guardi in casa propria. I miei video editoriali spesso sono soltanto per spiegare agli interisti di smetterla magari di avere sempre questo atteggiamento negativo su tutto. La perdita di Skriniar è, ripeto, una ferita che sanguina, ma i più intelligenti credo che abbiano capito che non si può sognare il tridente, perché comunque Dybala resta ancora aperto, è inutile che ci nascondiamo. Prendere Bremer, prendere Aslani, prendere Bellanova, e poi aggiungeteci chi volete voi, e in contempo non vendere nessuno. Ragazzi, non si può. Quindi dico sempre, finché ce lo dicono gli altri, il mercato con le cambiali, chi se ne frega, sono ossessionati. Preferirei che, per non aumentare quello che voi chiamate il rumore dei nemici, chi magari si professa interista sia critico, come lo sono io sempre, e infatti non vado d'accordo con i talebani della mia tifoseria, quelli per cui è tutto oro, sono il primo ad essere critico quando occorre, però magari evitiamo sempre di trovare argomentazioni che poi non fanno nient'altro che dar forza al cosiddetto rumore dei nemici che tanto detestate. Ultima notiziona, Pinamonti mi sembra molto determinato, e se lo merita, per andare all'Atalanta. Io chiudo qua questo video editoriale davanti alla sede dell'Inter. Posso gentilmente chiedere a Simona e Rebecca di venire qui vicino a me? Ho detto bene i nomi? Simona? Simone? E cosa ho detto? Simone. Simone e Rebecca, sapete perché chiamo? Lei è Granata, Torino, Granata. Sei contenta che Bremer arriva da noi? Vabbè, insomma, non mi spiace. Non segue tanto il calcio. Beh, non segue tanto il calcio. Allora, perché io ho chiamato loro? Perché sono qua davanti alla sede dell'Inter, dove si lavora ma non c'è nessuno, ovviamente nel weekend, e Simone mi ha prestato la sua bicicletta. Voi non lo sapete, ma il mio grande ricondizionato Samsung Regent Store, sapete, poi col codice GLR tutto quello che potete fare dagli amici di Regent Store se volete un cellulare ricondizionato, mi ha prestato la bicicletta. Io in questo momento ho il mio cellulare sul manubrio, quindi ho fregato pure la bicicletta, e vabbè, sì, ma però te la restituisco. Intanto lui conversava con la bella Rebecca Granata. Vabbè, viva Torino Granata, non seguire, lascia per il calcio, da solo la gente soffre, rompe le palle, lascia stare. Grazie Simo, ti restituisco la bicicletta. Forza Inter. Qui dalla sede dell'Inter sono usciti i cani da guardia. Niente, vi saluto, ciao ragazzi e a presto. Viva l'Inter, ciao, ciao.